Corporacci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Video d'obbligo, uscendo dalla canonica zona Nintendo di questo canale, perché oggi si inizia finalmente a parlare in modo concreto di Next Gen. Infatti ieri, svelando un po' il segreto di Pulcinella, Microsoft ha ufficializzato l'esistenza di Xbox Series S, un modello entry level che permetterà di entrare a far parte della Next Gen a un costo molto contenuto. In questo video andremo a vedere perché l'offerta di Microsoft è ultra competitiva e difficilmente potrà essere pareggiata da Sony e PS5. Come al solito, sono curioso di sapere cosa ne pensate e vi aspetto nei commenti per discuterne insieme. Prima di iniziare, se volete supportare il canale, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Partiamo! L'arrivo di questa Next Gen è stato caratterizzato da una comunicazione completamente sballata. La pandemia ha creato non pochi problemi ed è palese che le tabelle di marcia di Sony e Microsoft, e anche ovviamente Nintendo, abbiano subito degli stravolgimenti significativi, tanto da ritrovarci a meno di 2 mesi dall'uscita delle nuove console ancora senza sapere alcune informazioni fondamentali. Microsoft però ieri ha rotto gli indugi, più che altro perché costretta da alcuni leak, e ha svelato al mondo intero il nuovo hardware che entrerà a far parte della next gen della famiglia Xbox, ovvero Series S. Del fantomatico progetto Lockhart se ne parla da tempo, e i rumor sostanzialmente ci avevano preso in pieno. Con Series S avremo una versione economica e depotenziata della console ammiraglia, ovvero Series X. Così come per l'attuale generazione, Microsoft si è ben presto ritrovata a gestire 2 hardware separati, la One S e la più potente One X, per la next gen ha pensato da subito di diversificare l'offerta, proponendo 2 prodotti pensati per 2 fasce di pubblico ben distinte. Con Series S avremo una macchina entry level, sicuramente meno performante rispetto a Series X, ma proposta al conveniente prezzo di $299. E quindi probabilmente euro. Non so se ve ne rendete conto, ma significa che lo scoglio della spesa iniziale per essere tra i primi a poter usufruire degli hardware next gen viene completamente abbattuto, perché l'investimento è sostanzialmente equiparabile a quello di una console di attuale generazione arrivata alla fine del suo ciclo vitale. Series S andrà quindi a coprire la fetta di mercato resa orfana dall'uscita di produzione di One X, e un po' come accade per il settore delle schede grafiche, la fascia alta della generazione in uscita sarà sostituita da modelli medio-economici della successiva. E questo rientra di diritto nella strategia che da subito Microsoft ha dichiarato di perseguire, ovvero l'intenzione di creare un ecosistema, una famiglia di hardware in netta continuità l'uno con l'altro. L'Xbox è una piattaforma che vive di tante differenti declinazioni, e l'hardware non è neanche più il focus principale della casa di Redmond, che ormai palese stia puntando tutto sul suo Game Pass. È ovvio, le limitazioni ci sono, e il vero collo di bottiglia di Series S è l'assenza di un lettore ottico, che taglia una delle feature principali sbandierate da Microsoft, ovvero la retrocompatibilità. Ma per chi è interessato a un hardware next gen in grado di supportare tutte le tecnologie del futuro, tra cui ray tracing, caricamenti da SSD e risoluzioni oltre l'HD ad alti FPS, a €299 l'offerta è praticamente imbattibile. Pensateci. Tramite Series S e l'abbonamento al Game Pass si può avere accesso a un catalogo sconfinato, non solo ricco di giochi di tutto rispetto, ma che garantisce il day one su tutti i titoli first party di prossima uscita. Series S diventa a tutti gli effetti la macchina da avere se solitamente si attende qualche anno prima di entrare nella next gen, in attesa di cali di prezzo e revisioni hardware che ottimizzino il funzionamento della console. Da subito si potranno avere tutti questi vantaggi senza dover spendere un'assurdità, il che la può far diventare la console perfetta, magari da affiancare a PS5 nell'immediato, oppure da sfruttare al massimo per 1 o 2 anni in previsione poi di un salto generazionale completo, sempre su ecosistema Microsoft o magari passando dai lidi di Sony. E l'azienda giapponese, pur proponendo anche lei un doppio modello della sua PS5, in realtà si trova al momento in una posizione più scomoda, perché le 2 PlayStation 5 si differenziano esclusivamente per la presenza o meno del lettore ottico, e non nelle effettive capacità computazionali, il che significa che la differenza è molto meno marcata, e di conseguenza lo sarà anche il prezzo, creando così una sorta di sovrapposizione che probabilmente non gioverà alle vendite di nessuno dei 2 modelli. Con questo non voglio dire che Microsoft metterà in crisi
mesi lo strapotere di PlayStation 5, che comunque venderà come il pane, ma sono queste le scelte vincenti che piano piano possono riattirare quella clientela che aveva abbandonato Xbox dopo la pessima gestione del lancio di One. Insomma, se da una parte Microsoft continua ad arrancare, non riuscendo a convincere il pubblico con il suo parco di titoli in esclusiva, il rinvio di Halo Infinite a dir poco un autogol clamoroso, dall'altra la sua offerta hardware è praticamente imbattibile ed unita a un servizio di qualità come quello di Game Pass si configura come la migliore porta di accesso a una next gen ancora ricca di dubbi e incertezze. Se eravate tra quelli che ancora erano indecisi se comprare Series X o ripiegare sulla One X per contenere i costi e giocare dignitosamente per i prossimi 2 anni, beh, Series S è chiaramente la risposta che cercavate e fossi in voi non avrei dubbi su cosa comprare a novembre. Poracci, e voi cosa ne pensate? Secondo voi può essere competitiva un'offerta del genere o alla fine preferite un approccio incentrato sui titoli in esclusiva come quello di Sony? Come al solito vi aspetto nei commenti, lasciate un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Io sono il Sire Sporo, Michele S, ciao!